Achille Lauro, che sarà? Siete all'ascolto di Radio DJ, chiamate Roma 3131, la trasmissione della onestà. Che sarà quello che abbiamo detto noi, no? Sarà mai possibile che i nostri ascoltatori vanno a usare il bollitore dell'acqua per sterilizzare le mutande in albergo? Molti si portano il bollitore da casa proprio sapendo questa cosa e dicono è il posto più sporco dell'albergo. 342 00 00 700, la buona Veronica un po' in difficoltà nella selezione. Cominciamo dal bollitore. Veronica, ce l'hai? Aspetta un attimo, sta impazzendo. Oggi 200 filoni sono usciti fuori. Certo. Allora, se c'è qualcuno che somiglia a un bollitore, può salire sul palco. Uniamo le cose. Nel frattempo, puoi raccontare quella cosa. No. Scusate, è stato una sorta di ultimo messaggio. Ok, non riuscivo neanche ad ascoltarli. Vai, sentiamo. Vado con il primo. Vai, che è arrivato. Io non lo sapevo che la gente bolliva le mutande. Io ci ho bollito il ciuccio di mia figlia nel bollitore di un hotel. Dai, mettetevi la mano sul cuore, per favore. Certo. i bambini. Io è una cosa che faccio sempre. Ma anch'io mi faccio la tisana. Vabbè, che però il bollitore in teoria. Però non è buono. Ragazzi, non so se vale, ma quando stavo facendo il militare in treno nella toilette ho rubato lo specchio che c'era dentro per metterlo nell'armadietto che avevo a militare. Peccato che era uno specchio un po' troppo grande per l'armadietto. Ma dai, e anche a portarlo via con lo zaino sembrava avessi chissà cosa dentro. Avevi chissà una cosa che avevi rubato. Chissà cosa, avevi una cosa che avevi rubato. Non c'è prescrizione. Ma non è neanche pure teppismo questo. Allora, sulla pagina Instagram Cose Brutte Impaginate Belle è emerso come legge universale di non toccare i bollitori in hotel per il motivo appena citato. Ce lo segnala Marta, quindi ora lo sappiamo. Grazie Marta, grazie ai tanti. Previ, a te la parola. Stefanino dice: è il mio amico Michele. Mio amico Michele, quando andavamo in vacanza negli alberghi di Rimini negli anni 90, una cosa portava: i cacciavite. Tutto ciò che era svitato. No. C'era una vite. Vabbè, abbiamo detto deve essere ancorato. Non deve essere ancorato. Poi ha scoperto che c'era una strategia. Cambiava le targhe dei numeri della porta. Perché secondo lui c'erano più possibilità che delle ragazze provassero a entrare nella nostra camera. Mai successo. Perché altrimenti conoscerle no. Vabbè, il punto era questo. Dato l'ora era zero. Zero. Ci sarà la possibilità che ci sia 0,0001. Lo sai che la chiave è diversa. Quindi Vabbè. Con gli occhi di questa faccia ho visto ad un matrimonio la zia della sposa svasare una pianta e infilarla in borsa. Ma dai. Una pianta. Che brutta immagine. Con gli occhi di questa faccia, avendo fatto il portiere di notte, ho sgamato un tipo che voleva caricare un tappeto persiano di un corridoio su una Mercedes. Del corridoio. Non può. Era per terra. Non lo usava nessuno. Scusi, se è per terra. Vacanze con pochi soldi in Guatemala, l'albergo era così scarso che io stesso ho lasciato due deodoranti, una penna e un caffè sport nel bar. Anche io in Africa lasci. Speciale A perché? Perché? Non si può prendere ogni mattina della crociera una tazza della colazione? No. Non si può fare. No, al servizio. Era 15 giorni di crociera. No, 15 tazze. No. Ah, perché non si può prendere la statua del drago del ristorante cinese? No, non si può. È evidente. Ah, beh, quando fai l'Erasmus a Parigi con il drink in discoteca, non puoi prendere il bicchiere? No. A meno che ti chiami Gabriele. Deve essere un pub. E non lo romano. Faccio più da anni. Almeno da 20 anni. Perché sono riconoscibile, non perché. In un hotel giapponese, al grido di non capite un cazzo, non siete abituati a viaggiare. Questa è raffinatissima piccola pasticceria del sollevante. Il mio amico Raffaele ha mangiato delle salviette per pulirsi. Salviette! Perché erano calde, certo. Nella scena successiva, un tipo che sembrava in maniera inquietante Antonio Inoki gli faceva la manovra di aria. Certo, non riesco a mandarle giù, ma sono salvato un cazzo. E sono anche buonissime. Piegatura. Mio cugino non ruba niente negli hotel perché lo ritiene un gesto incivile e penalmente perseguibile. Per non cadere in tentazioni, mio cugino non va in vacanza da 10 anni. Fate come mio cugino. Non so perché, ma ci vedo. Cosa? L'autore del messaggio. Dimmi chi ci vedi. Ragazzi, siamo tutti uguali. È un po' humankind, come dicono i Coldplay su Radio DJ.